Cari videogiocatori, cari videogiocatrici, ben ritrovati qui a The Book of Unwritten Tales 2 per questa puntata, questa nuova puntata, la 14esima. Siamo già al 14esimo video di questo videogioco, è un'avventura grafica punta e clicca lunga, Molto lungo come gioco. Va bene. Abbiamo parlato con la famiglia zombie, con il robottino che hanno adottato, il loro figlio adottivo, e niente, bisogna aiutarli per andare avanti, così poi loro aiuteranno noi, aiuteranno Wilbur. Va bene. Muoviamoci. Sono bello carico, però non mi ricordo cosa. Qua cosa abbiamo? Prendi anche il petardo. Sì, stavamo prendendo dei petardi, sì, è vero. Ma sì, prendilo, Wilbur, così poi facciamo festa. Un altro petardo? Me l'ero perso. Me li ero persi, tutti e due. Let me guess. This is one of Nate's inventions. Of course. È un piccolo genietto. It makes us breakfast every morning. It works? Let's just say the next thing on my wish list is a machine that will clean the kitchen up after breakfast. Ok. Cosa sta mangiucchiando? Vabbè, non è importante, non è di nostro interesse. Noi abbiamo una missione da fare. Usciamo, proviamo a tornare un attimo indietro. Bisogna far sì che diventino amici i topi. Ah, non lo prendi? Ai piatti, sì. I topi, dico, con gli zombie. Ah, un altro petardo. Ma sono comparsi adesso, perché prima non c'erano. Un altro, ancora. Cos'è, li gettano giù? Ma... pieno di petardi. Anche qua un altro petardo. Prendiamo? Another firework. Prendi anche quest'altro. Another firework. Ne hai presi talmente tanti, Wilbur, di sti petardi, che puoi fare una festa, dare una festa estiva. I fuochi d'estate. Anche qua, un altro petardo. Another firework. Ce ne sono ancora? Sì, ancora. Another firework. Una frase che abbiamo sentito ormai, non voglio esagerare, 8-10 volte. Tana dei ratti, parliamo. Dobbiamo convincere lei più che altro. Non sarà semplice, però ci proviamo. Edel. Ciao Edel, vuoi... non ti spaventare. Gamba di legno, non ci avevo fatto caso. Ha una gamba di legno, Edel, però mi interessa... Però sono zombie. I don't have any answers. Only more questions. He is a she, and it's about an alchemy problem. She wants to mix up a, fluffy pink paint. Understood. That's doable. Puoi aiutarmi? Puoi aiutarla, però è un... vabbè, glielo dirà poi dopo. Yes. Monsieur de Demont always said we should help others. L'intenzione c'è, però poi... c'è un problemino. There might be a little problem. Piccolino. A little problem? What? She's just an itsy bitsy teeny weeny. Microscopico. Tinsy tiny little problem? Who is she? Una zombie. Un segreto, lei è... No, bisogna dirle la verità. Non posso. She's vivacationally challenged? Well, you know, I mean, how should I put this? She's a zombie. You wanted to take me into the monster's cave? They're not monsters. No, sono educati, non sono mostri. And they
I don't want to hurt you. Well, we should probably stay away from Gulliver at the moment. I'm not doing that. No chance. No, non se ne parla. E però come faccio? Mi serve il tuo aiuto. The zombies want to leave their caves. Isn't that a good reason for you to help them? I'd like the caves to be zombie free, believe me. But I'm not going anywhere near those monsters. Cost me a leg last time. Ah, è lì che ci ha rimesso la gamba, ho capito. Quella volta. When pigs can fly. Monsieur Demar asks me, of course. I'll do anything for Monsieur. Ma non c'è lui. He would ask you to help them, for sure. But he hasn't, and he isn't here. Non hai tutti i torti. Will you help Esther mix up the fluffy paint, please? No. Well, only if. Ma non c'è lui, è andato giù. Oh, when pigs fly. Somehow I have to convince Ethel that Remy wants her to help the zombies. Bisogna trovare un escamotage. I need a pig and a pair of really big wings. Ok, va bene, bisogna trovare un sistema affinché lei aiuti poi gli zombie. Però lui, Remy, non c'è, quindi. You think? Imagine if a few rats were to die because it turned out that in reality you couldn't cook. How would you feel? Not good. I'd blame myself, which feels stupid. But Monsieur de Dumas requests your assistance. You can't leave him in the lurch. I tried to help last time too, and it ended in disaster. Who can say that it won't happen again? Non l'abbiamo dimenticato. Questions, tricky questions. Ormai è un po' che siamo qua sotto, nelle fogne putride. Dimmi, tu mi puoi aiutare? Magari la puoi convincere. I could use your help, Timmy. Mi puoi aiutare? Mi hai aiutato altre volte. I can't manage it alone. I'm supposed to help people who throw things at me. What do you get out of it? They're gonna help you out of here so you can just run off? Sei un uomo o un topo, dai. Li sta sfruttando, Bill è un... È cattivo Bill il mercante. Non è una brava persona. Non è così facile. Gli ha... Dai, insieme. Ce la farò a convincerlo? We can make Bill pay for the way he treats the zombies. Resentment leads to anger. Anger leads to hate, and hate is the quickest path to ruin. The Archmage said that too. Ma non c'è lui, è stato trasformato in un ranocchio. Dai, ti prego, Timmy. Ho bisogno di te. Cosa farebbe Remy? What would your Uncle Remy do? Right now? Sì, adesso. L'ha fatto, lo sta facendo, è sceso giù in effetti. You know Bill, the merchant? Ci riprovo però. Smuggled them into the city and lowered them into this hole. Now they have to slave away for him down here to pay off their debt. He's exploiting them. They should just stop working for him. Niente, Forse se gli dico così. Hanno un figlio. Con i circuiti, ma. But you won't do anything about it. Aren't you the one who said you should help others whenever you can? Here's your chance. Right here. Right now. And coincidentally we create a way for you to get out of here, right? Sì, anche. Oh, l'abbiamo convinto? But at least you want to help the zombies. That's a step in the right direction. Bravo, dai. Don't count on me taking any more steps in any direction. That remains to be seen. Friends? Friends. Okay, I'll help you in the zombies. And then we'll see. Finalmente l'abbiamo convinto. Timmy, ho bisogno di te, eh. Solamente tu mi puoi aiutare.
Allora, adesso che facciamo? In teoria dovrei far sì che lui assomigli a Remy. Forse facendo così. Remy. Abbiamo un po' di roba. Proviamo, ma funzionerà? Ci cascherà Edel? Secondo me non funziona, perché sì, va bene, porta gli occhiali, è un po' ceccata Edel, però lo riconoscerà sicuramente. Col mantello in più, forse. But Ethel won't help her unless Remy asks her to. Uncle Remy always gives his orders face to face, and I think even Ethel would realize you aren't Uncle Remy. Exactly. That's why I thought of you. Oh, è quello il tuo il tuo lavoro di oggi. I could do the talking for you. That sounds like a plan that simply can't fail. Però non lo so, proviamo. Allora. Remy without a hat. Totally unthinkable. No, abbiamo fatto tutto? Ok, ho unito tutte le parti, cappello con il poncio. Ok, adesso bisogna darlo a Timmy. Anzi, andiamo prima da Edel. Giochiamoci la nostra carta, ma secondo me non è sufficiente. Mi sembra un po' troppo semplicistico. Proviamo. Let's see how good the disguise is. Poi devi imitare anche la sua voce, ma. Try your luck. Look who's back, Ethel. It's me, Remy. Monsieur de Damas. So where is Monsieur de Damas? You trying to pull my leg? There's nothing wrong with my eyes. Ve l'ho detto. You boys. Non basta, bisogna inventarsi qualcosa, non lo so. Non va bene così. Hi Ethel. Niente. No, non devo chiederti nulla, Ethel. Mi serve il tuo aiuto, ma sei irremovibile. Psst, Timmy. Ah, posso distrarre lei? Proviamo. Timmy. Could you distract Ethel for me? Provaci. Hi, Ethel. Stu? Il panno. Ah, ok, ho preso il panno. Got it. Poi? Ok, va bene. Mi serviva quel panno. Ah, un'idea. Potrei sporcarlo con i piatti. Poi lei si asciuga gli occhiali. Si pulisce gli occhiali. E magari... Non lo so, sto pensando a una cosa. Sì, con i piatti sporchi. Oh, ok. Now the towel's all dirty and greasy. Va bene, non mi interessa pulire i piatti, Wilbur. A me interessava sporcare il panno. Ok, dai, adesso lo devo rimettere lì, però devo distrarre di nuovo Edel. Ci pensi o posso farlo? Funziona? Ha funzionato direttamente. Ok, però adesso deve pulirsi. Hi, Ethel. Un po' di vapore magari, no? Con la zuppa può funzionare? Proviamo. How's it taste? Più calda, un po' di vapore, dai. Could be a little hotter. Oh, understood. Ah, ok, infatti ora non. Is something wrong?
sight is getting weaker and weaker. Ha funzionato. Oh, we'll have to have a go at some youth potions again. Ok, ora può funzionare il travestimento di Timmy. Adesso lei non... Proviamoci di nuovo. Vai, Timmy, riprovaci ancora. Let's see how good the disguise is. Yeah, sure. Try your luck. Look who's back, Ethel. It's me, Remy. Monsieur de Damas. Monsieur de Damas. Sì, ci sta cascando. Vediamo se regge. Yes. But only very briefly, because I have to go back. What is lurking down there at the bottom of that frightful hole? È troppo buio. Non si vede una mazza. No, vabbè. I'll tell you everything. Più tardi, non abbiamo tempo per parlare, Adel. Devi aiutare degli zombie, vai. Perché te lo dico io, te lo chiedo io. I want you to help the zombies under the mountain of rubbish. Oh. Well, is that really necessary? Sì, perché sennò non vado avanti. È la cosa giusta da fare. The zombies are being exploited. They simply deserve better than this. Hmm. Wilbur said something to that effect as well. What do you reckon? Remy's probably right. Exactly. Listen, non si accorta di nulla, eh. Okay then, what should I do? Help the zombie woman Esther mix this fluffy paint the zombies need. That shouldn't be a problem, as long as they don't. Poi la voce è diversa, lei è anche sorda, oltre ad essere mezza accecata. Va bene. Vieni con noi, brava, finalmente. L'abbiamo convinta. Oh, Timmy, you're here too. È andato via, già maestro di travestimenti. Nel buco. C'ha da fare. Ok, abbiamo funzionato, l'abbiamo convinta. Adesso possiamo aiutare la signora zombie. Vediamo un po'. Ho sbagliato, non volevo, non c'è. No, scusate. When the candle is lit, it doesn't just provide light, it also warms your feet when you're rat-sized and lying in Timmy's bed. Beh. Ah, posso prendere la candela? No, non si può. Vabbè, magari più avanti, perché se mi indica il simbolo, se mi appare il simbolo della manina, vuol dire che si può fare qualcosa, forse non adesso, ma più avanti. Usciamo. Torniamo dai nostri amichetti zombie, nuovi amici. Andiamo da lei, facciamo le presentazioni prima di tutto. Vedete di andare d'accordo, eh? Lei è un alchimista, cuoca, molto brava. È stata dura a convincerla, quindi trattala bene, non fare, non dire cose sbagliate. This is Ethel. Ethel, this is Esther. Vedete, avete già una cosa in comune. Tutti i vostri due nomi, entrambi i vostri nomi iniziano con la lettera E. I'm sorry that I nibbled you a bit. That's okay. It can happen. I like the flower in your hair. Very pretty. Oh, thanks. I like the fact that you don't want to eat me. Wilbur said you had some kind of alchemy problem. I'm trying to make pink paint, but it has to be fluffy. Ah, understood. Show me what you've got. Meno male, vanno d'accordo. Abbiamo unito i due popoli. Va bene. Le due razze. Forse adesso mi fa prendere la candela? Non lo so, è una mia... Ci riprovo. Ok, ora può. L'ha presa Wilbur. I'll light it from the fireplace.
Ok. So, that's done. Proviamo a fare questa cosa. The wooden board is about 4 gnome steps long. I'm 1 gnome step, 2 small feet and a big thumb in height. I'm not enough. Ma non si può fare proprio nulla per quella cinghia. No, ma così, se metto l'asse. Dovrei tipo saltare qualcosa del genere. Hey Nate, get on the other side. Ah, ok, lo fa lui, il robottino. Attento a non farti male. No, ma così è una specie. No, non è questo che volevo. I always loved to see so when I was a little kid. Un'altalena, ma. You never. Devi fare tante cose, ti sei perso tantissime cose. Ma un giorno le farai. Allora, Timmy? Timmy che è leggero. Stand over there, Timmy. L'abbiamo già fatto una volta, ti ricordi? Più o meno. What are you doing? Don't you like seesaws? Oh, seesaws are boring. Va bene, dai, allora. Grateful kids these days. E dovresti tipo salire sopra e poi lanciarmici, non lo so. Sacco pieno di sabbia, ma Maybe I can get a better view. Sì, infatti, così. Yep, definitely better. Not decisively, though. Se ti lanci, forse. What exactly are you making? Do you remember the bit about l'avevamo già fatto, infatti. Of course, but la cinghia. That V-belt up there. Do we really need it? Come on! Don't you want to be catapulted through the air? Beh, detto così, non è il massimo. All right. Give it a bit of va-va-voo. No! Aia. Si è spiaccicato, povero Timmy. Wow, that was awesome. Ah, però si è divertito. And an ogre's hand with too low. Bisogna allinearlo verso la cintura. No, è andato un po' troppo dritto contro il muro. Riproviamoci, se te la senti. Magari ti metti il casco questa volta, per sicurezza. Beh, almeno adesso gli piace. Allora, devo risalire su, però non basta. No. L'ho ripreso, però. Non so neanch'io. Lo rimettiamo. Insieme, magari. Together, we'll make sure that you can get the final delivery ready for Bill, okay? Nice to meet you, Nate. He said, I'm honored. At least, I think that's what interpretazione, libera interpretazione. Forse insieme. No. Rimettiamolo, sali di nuovo sull'altalena. Adesso si diverte lui. Però devo cercare di metterci qua. Hey, dai. Hey. Supplementare, il tuo peso supplementare magari. Nate, can you come over for a minute? I need some extra weight. Trust me. Bello pesante. Ready, Timmy? Questa volta la cinghia è nostra. Dai, salta, Will. Troppo in alto. No, l'ha presa, ce l'ha fatta.
Mi sembrava un po' troppo in alto il salto. We make a good team. È un amico in me. Ok, abbiamo recuperato anche la cinghia. Questa ci servirà per aggiustare quell'affare. Quel macchinario. Ah, un altro petardo. Sono entrato qua, ma... E così? So, let's see. If I roll the gunpowder from the fireworks up in the poster, possiamo creare un candelotto. Homemade dynamite. Basta arrotolarlo. Like I've got just the right amount of black powder. Ah. Abbiamo creato un candelotto. Manifesto diffamatorio contro di noi. Facciamo esplodere. Lo infiliamo qua. Good. That should work. Poi con la... col supporto. Va bene questo? Supporto sul bongo. I'll just press the candle onto the cross piece where the missing pan used to be. So, that should hold. Ok, supporto con bilancia. Ho la candela. I'll just press the candle onto the cross piece where the missing pan used to be. So, that should hold. Ok. Supporto con bilancia con candela. Con la corda. Scusate, sto provando a fare una cosa. I'll tie the other end off here so it doesn't fall. I'm sure I could use that to pierce a hole in the sack, but then the sand was... Quindi è sbagliato. Devo trovare un altro sistema. Ok, lo fa? Ah, lo puoi fare allora. Prima mi hai detto no. Pushing one side down and raising the candle on the other side. Io pensavo fosse errato. It ignites the explosive charge and boom! We have our coal. And thanks to our ingenuity, all our fingers too. Ok, abbiamo fatto una cosa ingegnosa. Allontaniamoci perché è pericoloso, via. Everyone, sì, dietro, via, via. Right then. Heads down, ready to fire. Scappa Wilbur, corri via. Ah! Boom! Now. Right now, now! No, ci lecca? Now, any moment now. No, non ti avvicina. Ah, la candela. Wait, no! No, ecco. No, il robottino. Perso qualche circuito. No. Si è rotto. No, non farmi questo. No, no. Come on, Nate. Wake up. Vi ricordo che si chiama N8 Nate in onore del capitano Nate. Il barbuto che abbiamo visto precedentemente anche. Wait a minute. Maybe there is a way. Granddad told me about it. The best gnomish engineers pass this technology on to their students. Do it. Now. Un calcio nel sedere. You stupid thing. Do you have a heavy wrench? That works better. Not necessary. Nothing that he can't fix himself, I'd say. We were worried, Nate. Ti hai ripreso.
But then someone saved di nuovo in vita. Him. Someone who'd forgotten for a moment that he couldn't. Nate! Are you okay? Sembrerebbe di sì. Grazie, mi hai aiutato, però non dovevi sacrificarti. Hai rischiato grosso. Tutto questo per un po' di carbone. Dwarves believe coal brings happiness. I think it mostly makes for dirty fingers. Okay, guys, let's get the ci serviva per il, ci servirà più che altro per aiutare i nostri amici zombie. I'll never be a miner, that's for sure. Anche la cinghia ci servirà qua. Mettiamo la cinghia. That looks good. Roccia intelligente. It's got some of the intelligent rock. Now for the wood. Abbiamo del legno, ce l'ho? Sì, abbiamo un po' di legna. Perfetto. Qualche asse. That's that. Now everything should work. The constructor works? We'll only know once we try. Vediamo un po'. Come on then. All hands on board. Let's get this thing up to speed. If we can get the pointer into the green and keep it there, the machine will be ok, non è ancora finita. Bisogna spingere la lancetta and verso il verde, dall'altra parte. No, we just keep fiddling around with it until something happens. All right, you're the boss. Povero Timmy, sempre lui in trincea. Dai, l'abbiamo messo in funzione. Con un po' di carbone. È salita un pochettino, ma non è neanche a metà. Le leve, vai. Proviamo con le leve. È salita ancora un po'. Proviamo a mettere altro carbone. 50%. Però non posso andare avanti così. L'olio motore com'è? No, è salito ancora. Proviamo a mettere ancora del carbone. Forse arriviamo alla linea verde così. No, non è... Sì, mettiamola. È sulla zona verde. Ma non basta? Forse basta. Ah no, ancora? Ma adesso... Proviamo ancora con dell'olio. Forse ancora un po' di carbone. Apriamo e mettiamone altro. Mettiamone ancora. Dovrebbe essere sufficiente. Penso che sia giusto così. Non è aumentato.
invariato è rimasto. Nate, oil. Va ancora con l'olio. By George, I think we've got it. Ah, ha funzionato? Ah, ce l'ho fatta, ho capito. Non lo so, va bene. Pensavo... Ho messo del carbone e poi anche l'olio, ma non saliva più. Forse Edel... Ce l'ha fatta, la vernice rosa peluche. Un colore che non conosco. That's Ethel. She's been helping me. But isn't that... Yes, and she's my friend. Now, clear a space there. We have to paint the tablets fluffy. Yes, Buttercup. È tutto a posto con lei, Frank. And that means the way to the town is open for business. Clean air, the wide sky, and Timmy's already gone ahead to organize a few. Ah, è già salito su, Timmy. We wouldn't have managed without you, Wilbur. Figurati. The slates look fantastic. How did you manage to make them so quickly? We all worked together, and we had the constructor. 50 slates an hour, rather than 4 a day. 50 slates? Do you know what this means? The slate business is profitable again, despite the poor price, thanks to low production costs. Yes, I thought we might open a little factory outside the town gates. You put up the capital, and we bring the know-how. And you'd already have a factory manager, too. I've got a better idea. You stay where you are and produce a few hundred more. Maledetto. But non era questo l'accordo. I promised the others I'd get them out of here. You should never make a promise you can't keep. You've got a week. You better get cracking. Or I might just let slip you're hiding a wanted criminal down there. No, pure. Maledetto mercante di un Bill. ma da lui cosa dovevamo aspettarci? Da un trafficante? Nulla di buono. Gulliver, I'm so sorry. I never thought he could be so unfair. He gave me his word. Ma la sua parola non vale nulla. È proprio perché è disonesto che è diventato ricco. What are we going to do? Are we going to spend the rest of our lives amongst the rubbish building things for Bill so he can live a better life? I'm sorry, Gulliver. I really thought he would take us out of here. We need a plan. Only I just don't know where to start. Ivo. Ivo? Princess Ivo is in town. È arrivata lei, Ivo. Ah, non la vedevamo da un po'. Non la vedevamo da un po', lei. Produzione di massa, argento. Va bene, quindi si passa ad Ivo. L'abbiamo conosciuta e controllata all'inizio del gioco. Qualche ora prima, ok. Ah, è arrivata in città, è arrivata Seaston. Maledetto Bill, sta zitto. I'm an elf and demand to know what's going on here. Too fat to be an elf. Well, really, I am. È ingrassata? Ah, perché è vero, è incinta. Non me lo ricordavo più. Get on your thing. L'avevo dimenticato. Non glielo dico perché non sono affari suoi. Ivo Dora, principessa elfica. The Archmage is dead, murdered by that Weathervane fella. Non è morto, non è stato lui, non è stato Wilbur. Due cose false già. The only one you should mention in this town. Weathervane is a wanted gnome. Him and the other terrorists have. Beh, questo è vero che è ricercato, però non è stato lui. Ma non è un terrorista, Wilbur.
You think that Wilbur Weathervane, little Wilbur, is a terrorist? Non ne sarebbe capace. What size got to do with it? That damn King of Thieves is a terrorist. Him and his rats are the heart of the underground. Where are they hiding? I already told you. Sotterranei. Nelle fogne, chiamiamole un po' come vogliamo. Dove ci stanno i reietti? Van Buren is having all the rat holes she can find blocked up. And if one is not a rat? I only know of one way in, big enough for a grown man. That means it's maybe even big enough for you. Che divertente. Dov'è l'entrata? I'm sure però me la cerco io, va, lascia stare. You shouldn't be here. You should save your skin and get out of here while you can. You've got to think for two now. Don't forget that. Ah, lo sa già, l'ha già capito. Bye. Quindi l'ha capito che... Come on, Buttercup. Perhaps we'll find out incinta. Se ne va già? No. Ah no, scende giù. Dai, ci salutiamo appena prendo il controllo. È cambiata completamente Siston. Tutto fiorellini. Tutto rosa, fiorellini. Va bene, dai, spero che... Tanto sta salvando. Spero che questa 14esima puntata, 14esimo video di The Book of Unwritten Tales 2 vi sia piaciuto. E noi ci rivediamo al prossimo video di questo videogioco. A quanto pare torniamo a controllare Ivo. Alla prossima. Ciao!